Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Hellas Verona 0 Pescara 0. Termina in parità a reti inviolate la seconda semifinale playoff per quanto riguarda gli spareggi promozione. Pareggio giusto per quello che si è visto nell'arco dei 90 minuti, pareggio che però premia molto di più rispetto al Verona, la squadra ospite, la squadra allenata da Beppi Pillon. Questo è un pareggio importantissimo per la squadra abruzzese che avrà a disposizione domenica, nel ritorno di questa seconda semifinale playoff, due risultati su tre, quindi la vittoria e il pareggio qualificherebbero il Pescara verso la finale playoff. Risultato veramente molto molto importante se si vedono anche gli episodi che sono avvenuti all'interno dei 90 minuti. Verona ha avuto molte più occasioni, ha chiuso in attacco con quella punizione di Vitale, scarico su Pazzini che è stato murato, ha chiuso, il Verona ha cercato in tutti i modi di sbloccare questa gara, ma un super Fiorillo e un super Bettella, Davide Bettella sicuramente uno dei migliori in campo insieme al portiere Fiorillo. Fiorillo ha fatto degli interventi clamorosi, merita il migliore in campo, però il Pescara a tratti ha avuto delle occasioni veramente molto molto importanti, a partire dal secondo minuto con il colpo di testa di Mancoso alzato in corner da Silvestri. Anche Silvestri protagonista di una bella partita, quindi due portieri sicuramente meritano la candidatura di migliori in campo per quanto riguarda, diciamo, questa partita, questa semifinale d'andata dei playoff promozione. Playoff che quindi continuano dopo la vittoria del Benevento in casa del Cittadella 2-1. Questa sera pareggio 0-0, reti inviolate. Se qualcuno ha visto la partita, questa partita prometteva sicuramente tanti gol. E anche, diciamo, le azioni che sono successe all'interno dei primi 45 minuti, guardate, i primi 45 minuti sono stati veramente un divertimento assoluto, tante occasioni, c'erano occasioni praticamente ogni minuto, veramente una bella partita, mi sono un sacco divertito a vederla, perché comunque questa è un classico della Serie B, una partita anche molto sentita tra le due tifoserie, e domenica lo Stato Adriatico sarà un divertimento bis per quanto riguarda questo Pescara-Verona. Veramente dei bei playoff, dei playoff che stanno vivendo veramente il suo apice. Fra poco si giocherà anche la finale, quindi comunque assisteremo al gran finale. Però questa sera comunque un grande appuntamento di calcio, questo secondo spareggio promozione con Mancoso. Abbiamo detto grande occasione per il Pescara dopo due minuti, risponde immediatamente presente però l'altro bomber di Carmine. Il Verona che non ha accettato il mio consiglio, quello di far giocare le due punte, quindi di Carmine e Pazzini, al 67° minuto c'è stato il cambio, fuori di Carmine dentro Giampaolo Pazzini, che si è fatto trovare pronto, forse un po' impreparato, un po' in ritardo su quel colpo di testa dell'appena entrato Tupta e il grande intervento di Bettella che ha tolto sui piedi Giampaolo Pazzini il gol del vantaggio del pazzo. Grande occasione per Di Carmine al 6° minuto, Di Carmine che poteva sbloccare il match anche con un più tardi al minuto numero 26, grande palla di Laribi. Laribi uno dei migliori in campo per i tanti tiri che ha provato nel corso del primo tempo, con Fiorillo che però gli ha sempre detto di no, gli ha sempre risposto presente. Laribi, pallone in mezzo per Di Carmine, grande intervento, salva tutto di Scognamiglio che salva il risultato. Questo è stato il primo tempo. Il primo tempo è stato di marca e solamente scaligera. Poi all'inizio del secondo tempo le prime grandi occasioni, la seconda occasione per Mancosi, poi dopo pochi minuti la grande occasione per Brugman, il fantasista della squadra di Beppi Pillon. Poi grande occasione ancora per Di Carmine che poi uscirà per lasciare spazio all'appena entrato Giampaolo Pazzini nella parte centrale della partita, occasione per Matos rimpallato, e poi nella gran finale la grande occasione sventata da due, Fiorillo Bettella. Questa è stata una partita comunque che ha detto una cosa: Pescara è una grande squadra dal punto di vista difensivo, non subisce, cioè subisce ma sa soffrire, come ha detto Fiorillo al termine dei primi 45 minuti. E poi il Verona è una squadra che ha troppa qualità, ha un sacco di qualità e potrà secondo me vincere questo ritorno allo stadio Adriatico. Staremo a vedere. Il mio pronostico è che il Verona riuscirà a battere il Pescara Adriatico e quindi volerà in finale. Per la qualità di questa rosa, secondo me la finale sarà tra Benevento e Verona. Comunque, anche se fosse tra Benevento e Pescara, non ci sarebbe nulla di male, perché il Pescara veramente è una bella squadra che sa giocare a calcio ed è allenata da un signor allenatore come Beppi Pillon, che ho avuto la fortuna di aver visto anche qua a Padova nel primo anno di Serie C del ritorno del Padova nel calcio professionistico. Quindi ripetiamo, la finale dallo stadio Bentegodi, Hellas Verona 0 Pescara 0, termina in parità la prima semifinale la prima parte della seconda semifinale playoff. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.